Montepulciano, una delle capitali della viticoltura italiana, incontriamo invece Antonio Zaccheo, che da anni, insieme alla famiglia e insieme alla famiglia Sacchet, sta portando avanti il criterio di una viticoltura ragionata e ragionevole in quel di Montepulciano, ma non solo. Esatto. I vostri tenimenti si spargono un po' in tutta la Toscana, dove in particolare? Sì, esatto. Allora, la Garpinedo è stata fondata da Giancarlo Sacchet e da mio padre a Greve in Chianti nel 67. Poi abbiamo subito, quasi subito, acquisito un'altra aziendina là vicino e poi siamo venuti qui nella denominazione Vino Nobile in Maremma e abbiamo anche un'azienda a Montalcino, per cui in totale coltiviamo 500 ettari in maniera sostenibile e neutrale all'impronta del carbonio. In questa degustazione guidata assaggeremo anche vini che partono dal 1989, hanno 30 anni oggi. Sì, perché è stata un'annata icona per noi, perché con l'annata 89 Giancarlo Sacchet vinse a Londra all'International Wine and Spirits Competition il premio come miglior winemaker del mondo. Micheli invece ci porta in quel di Chianciano, dove lui coltiva una cosa davvero singolare, molto grande, e adesso ci spiega che cos'è questa cosa molto grande. Allora, questo è il nostro aglione della Val di Chiana, però questa ha la caratteristica, anzi una delle caratteristiche, di essere un aglio molto grande. E la caratteristica organolettica qual è? Ha la caratteristica di non avere la lina, che è la particolarità che ha l'aglio normale, cioè ovvero di essere, diciamo, dopo che è stato mangiato, di dare quell'alito sgradevole. Invece questo è molto delicato e non si sente, è a prova di bacio, viene proprio chiamato l'aglio del bacio. E c'è una ricetta in cui si utilizza questo aglio? Sì, noi qui in Val di Chiana è proprio famosa i pici all'aglione. Bene, allora andiamo a vedere come si cucinano i pici all'aglione. Buongiorno, benvenuti al ristorante La Grotta di Montepulciano. Oggi prepareremo un piatto tipico, i pici all'aglione. Prepariamo l'impasto mettendo acqua, olio, un po' di sale e della farina. Quando l'impasto è pronto, questo verrà steso e dopodiché io metto dell'olio sopra affinché l'impasto non si asciughi. A quel punto taglio delle sottili fette e comincio ad appicciare in modo proprio il sistema tipico nostro, e la riuscita sono dei tipici spaghetti però fatti a mano, un po' più lunghi, poi dopo vengono arrotolati e facciamo delle matassine. Quando queste matasse sono pronte, mettiamo a cuocere. Per quel che riguarda invece il condimento dei pici, abbiamo pensato di farli con la tipica salsa, appunto l'aglione. Viene messo in un tegame con dell'olio abbondante e fatto leggermente soffriggere, dopodiché aggiungiamo il pomodoro e un po' di sale, un po' di pepe e un pizzico di peperoncino. Questa salsa deve cuocere a fuoco molto lento, almeno per 3 ore, in modo che l'aglio si sciolga. Il risultato sarà un picio molto saporito a base di aglio, ma è un aglio non tanto forte, quindi non dà fastidio, è molto piacevole.
E a Montepulciano c'è uno dei caseifici artigianali più importanti del centro Italia, gestito dalla famiglia Cugusi, e siamo con la signora Silvana Cugusi, che gestisce appunto questo punto vendita. E voi producete ovviamente dei formaggi, formaggio di pecora, formaggio di pecora di razza sarda, sì. Perché mi sembra di capire dal vostro cognome che anche voi... Anche noi veniamo dalla Sardegna, sì. Ma la cosa interessante che si può fare presso il caseificio Cugusi è un picnic sull'erba con i formaggi appunto prodotti dalla stessa Silvana Cugusi. E in questa occasione che cosa mi suggerisce? Il picnic è composto da un tagliere, c'è il coltello, il metro del pane e poi ovviamente i nostri formaggi. Gli propongo tre tipologie. Si parte da un fresco, abbastanza giovane, che sa di latte, più un pezzo di semi stagionato, a circa 60 giorni, la pasta in questo caso è più compatta, trattato in crosta come vuole la tradizione locale, con della conserva di pomodoro. Ecco perché è rosso. Sì, esatto. E penultimo, perché poi voglio fargli assaggiare un'altra cosa, c'è lo stagionato, questo è abbastanza più vecchio, cioè circa 7 mesi. E poi, visto che siamo in periodo di vendemmia, vi propongo questo pecorino, sempre stagionato, però è stato 2 mesi avvolto completamente dalla vinaccia del vino nobile dell'azienda Carpineto. Ah, chissà che meraviglia, sì, quindi, è buonissimo. Perfetto. Già, si sente il profumo. E poi, ovviamente, io non mi accontento di acqua naturale, ma... Certamente, visto che poi siamo a Montepulciano, una bottiglia di vino nobile sempre Carpineto. È un rosso di Montepulciano. È un rosso di Montepulciano. In queste terre dove nasce uno dei vini più importanti d'Italia e forse anche del mondo, la storia del vino non è recente. Infatti anche nel Museo Civico di Chianciano Terme abbiamo trovato delle indicazioni che ci riportano addirittura all'epoca degli Etruschi. Buongiorno, siamo a Chianciano Terme, al ristorante Il Rabarbaro, e vi parliamo oggi della preparazione della fiorentina. Vi spieghiamo anche la provenienza di questa carne, allevata da allevamenti qua della zona, e passiamo poi ai tagli e alla cottura. La fiorentina viene fatta dal manzo adulto. Le lombate sono sempre attorno ai 30-35 kg e hanno una 50-60 giorni di frollatura. I tagli, la parte della costata che è questa, e la parte della fiorentina è la parte questa qua con il taglio dell'osso a T. Una volta tagliata prepariamo la brace e mettiamo su la costata e i tempi di cottura sono 7-8 minuti per parte. Poi la mettiamo per altri 3 o 4 minuti in piedi, in modo che l'osso trasporta il calore all'interno della nostra fiorentina.